Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta mimosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti per il pan di spagna sono farina di tipo 00, zucchero, uova, lievito e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere lo zucchero, la vanillina, le uova, azioniamo il bimby per 20 minuti a velocità 3,5. Azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 2 e dal foro del coperchio a cucchiaiate aggiungiamo la farina. Aggiungiamo il lievito . Trasferiamo il composto in uno stampo da 26-28 cm rivestito con carta da forno sul fondo e ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il pan di spagna è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Con un coltello lungo tagliare il pan di spagna in tre dischi. Dopo aver tagliato il pan in spagna, mettiamolo momentaneamente da parte e prepariamo la crema. Proseguiamo con la ricetta. Gli ingredienti che ci serviranno sono per la crema latte, amido di mais, uova, zucchero e vanillina, panna fresca per dolci e zucchero a velo. Per farcire, ananas sciroppato tagliato a pezzetti e succo di ananas. Mettere nel boccale il latte. La vanillina. Le uova. Lo zucchero semolato. E l'amido di mais. Azioniamo il bimby per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente a contatto, lavare e asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, abbiamo ripreso la panna dal congelatore, posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero a velo, la panna, e
facciamo montare senza misurine e senza tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. Trasferire la panna sulla crema che si sarà raffreddata. Amalgamare delicatamente. Riporre in frigo a rassodare. Iniziamo a preparare il pantispagna. Dal disco superiore rimuoviamo la crosticina. Mettiamolo momentaneamente da parte e prendiamo il disco centrale che utilizzeremo per la decorazione. Ritagliamo tutto il bordo. Ritagliamo delle strisce. Ogni striscia tagliamola a metà. E ricaviamo dei cubetti. Mettiamo momentaneamente da parte e iniziamo a comporre la torta. Versiamo il succo d'ananas sulla base del pan di spagna. Mettiamo la crema. Aggiungiamo l'ananas a pezzetti. Posizioniamo l'altro disco di pan di spagna e irroriamo col succo di ananas. Rifiniamo con il resto della crema. Livellare bene e coprire anche i bordi. Decorare con i cubetti di pan di spagna. Posizioniamo la torta in frigo a rassodare per almeno 2 ore. Torta mimosa. Grazie e alla prossima ricetta.